giorno. Oggi vi voglio mostrare come si prepara un cosciotto di maiale al forno. Allora, questo è un cosciotto di maiale, è di 5 kg e 800 grammi, potrebbe essere anche più grande, più piccolo, e noi lo andremo a preparare per metterlo nel forno. Per prima cosa dovremo fare dei tagli per fare in modo che si cuocia meglio e poi per fare anche in modo che si insaporisca anche meglio. Ora speriamo che il coltello tagli e andiamo a incidere la cotenna. Si tratta proprio solo di incidere la cotenna, quindi il coltello non taglia, andrà fatto solo sulla cotenna. Iniziamo così e poi facciamo dei tagli a questa maniera. Senza arrivare sulla carne, proprio soltanto la cotenna. Vediamo se riesco a farlo tagliare un po' meglio. Abbiamo fatto tutti i tagli. Vedete, più o meno a mezzo centimetro, un centimetro di distanza uno dall'altro, e adesso procediamo a salare e oliare il nostro prosciutto, che poi verrà messo in forno. Bene, ho scaldato il forno a 200 gradi. Ecco, se lo fate nel forno di casa, quello elettrico, 200 gradi per i primi 10 minuti, poi si mette a 170 gradi. Attenzione che è un pezzo piuttosto grande, quindi ci vorrà una cottura prolungata. Il libro riporta 26 minuti per ogni mezzo chilo di carne, quindi per cuocere questo ci vorranno 6 ore. Io adesso un po' alla volta vado a metterci del sale e poi lo cuocerò nel forno a legna, per cui partirò da una temperatura di 200 gradi, ma sarà una temperatura che poi un po' alla volta calerà da sola. Non potrò da 200 andare a 170 per forza di cose, perché il forno a legna non lo posso regolare come voglio. Ecco, l'importante adesso è cercare di far penetrare bene il sale, altrimenti il nostro maiale non sentirà di niente. E per farlo cuocere andrò a utilizzare una teglia bella grande, perché qui ci vorrà bella grossa, sulla quale avrò messo una griglia per tenerlo staccato dalla teglia. Ecco, se potete fatelo anche voi. Giriamo e andiamo a dare una salatina anche di qua. Adesso gli do una bella oliata. Questo è olio extravergine di oliva. Ecco, non vi do le dosi del sale, perché ovviamente, e neanche dell'olio, quello che serve per un pezzo di carne così, quindi ne ho messo un po', perché comunque deve salarsi un po' tutto, poi con la cottura tenderà anche a entrare. Infatti abbiamo fatto anche questi tagli proprio per questo motivo, perché altrimenti la cotenna non lascerebbe passare il sapore del sale. Ora mi vado a ripulire un attimo le mani. E poi faccio vedere, questa è la teglia con
Io ho messo quella griglia qui, se non ce l'avete potete anche fare a meno, però ecco, è consigliabile che rimanga staccato. E ora lo andrò a mettere in forno, poi vi dirò le tempistiche. Ecco, il nostro cosciotto è stato nel forno in caduta, perché appunto vi avevo detto che era un forno a legna che stavo utilizzando, per 3 ore e mezza. Ho provato con il termometro e in diversi punti, perché ovviamente non è tutto uguale, come senza arrivare fino all'osso, perché altrimenti l'osso potrebbe portare calore che non va bene. Invece mettendolo per esempio qui, io raggiungo tranquillamente gli 85-90 gradi, per cui è cotto. Adesso bisogna andare a scalcarlo. Beh, insomma, io ci provo almeno. È ancora abbastanza calduccio, però lo vado a spostare qui e poi vedo di riuscire a scalcarlo. Allora, innanzitutto bisogna cercare di togliere la cotenna tenendo fermo con un forchettone. Andiamo proprio a sbucciarlo. E ovviamente questa si può servire ai commensali. Lo stesso vado a fare con l'altra metà. Direi che è così proprio. Per cui io credo che sia decisamente tanto quello che c'era scritto sul libro, 26 minuti per ogni mezz'ora, per ogni mezzo chilo di carne. 26 minuti, a questo punto io metterei mezz'ora per ogni chilo, ecco. Però controllate con il termometro, che è la cosa più semplice da fare e migliore secondo me. Ah, io non ve l'ho detto, intanto che era nel forno, ogni tanto l'ho bagnato con i suoi succhi. Allora, ora vediamo di scalcarlo, è la prima volta che lo faccio, per cui cercate di avere un po' di pazienza, perché togliamo quella parte qui, che ovviamente non si butta, e dopo andiamo ad affettarlo in questo modo. Ecco, io vi faccio vedere la prima adesso. Ci sono i succhi che colano, ma direi che è abbastanza normale. Ecco, una cosa non vi ho detto, per quanto riguarda il sugo che è rimasto nella teglia, ovviamente si può sgrassare e fare restringere un pochettino, oppure anche servire così com'è, e vi consiglio ovviamente di servirlo insieme al vostro arrosto. Se questo video vi è piaciuto, mettete mi piace, condividete, magari iscrivetevi al canale. Grazie e buon appetito!